Ciao a tutti, oggi parleremo del side chain. Sigla. Non sono mai riuscito a descrivere in cosa consiste il mio lavoro. Per questo ho deciso di raccontarvelo così. Oh, che meraviglia! Oggi andiamo a toccare un argomento che mi piace un sacco, che è super creativo e che costituisce una parte davvero fondamentale della maggior parte delle produzioni moderne. È una tecnica che prevede un utilizzo particolare del compressore. E per chi non avesse chiaro al 100% di quale sia il compito del compressore, si parla di un processore di segnale che ci aiuta a controllare la dinamica del suono. Adesso mi spiego. Ecco, normalmente il suono si esprime a più livelli di intensità. Ad esempio, la mia stessa voce che sta passando in questo microfono passa anche attraverso ad un compressore che mi aiuterà a limitare un attimino gli sbalzi dinamici. Se la mia voce a un certo punto è un po' più forte o un po' più piano, è molto importante che a voi comunque arrivi sempre allo stesso livello e che non dobbiate continuamente alzare o abbassare il volume quando parlo più piano o quando sto parlando più forte. E l'utilizzo del compressore è davvero fondamentale in tutte le produzioni, soprattutto in questo periodo storico in cui si tende a comprimere molto, avere questo suono molto ben patinato e ben confezionato, che è un po' il timbro, il carattere del suono di questo periodo. Un po' come, che so, i riverberi per gli anni 80, ok? E la domanda è: come fa un compressore a fare questo? O meglio, come fa a capire come comportarsi quando riceve del segnale in ingresso? Ecco, vi faccio vedere questo schemino super essenziale delle parti proprio fondamentali di un compressore. Ovviamente compressore audio, no? Quello per gonfiare le gomme. Ecco, il segnale all'ingresso viene subito duplicato. Una parte va dritta verso l'amplificatore, che sarà colui che avrà il compito di abbassare leggermente il volume quando ci sarà troppo segnale in ingresso, nei punti in cui ci saranno i cosiddetti picchi di segnale. In questa zona avviene la cosiddetta gain reduction, cioè questa riduzione di segnale quando sarà il momento giusto. E questo amplificatore riceverà l'ordine di abbassare il volume quando glielo dirà la detector. Ed è proprio qui, alla detector, che va la seconda metà del segnale che è stata duplicata all'inizio. Ecco, questa seconda parte noi non la sentiamo perché servirà solamente a far capire alla detector quanto segnale sta entrando. A questo punto, quando la detector si accorge che ci sono degli importanti picchi di segnale, non farà altro che avvisare l'amplificatore dicendogli: ehi, in questo punto abbassa, ok, qui abbassa di più, qui abbassa meno. E questo. Inoltre, normalmente sui compressori ci sono anche tutta una serie di controlli che ci permettono di dire al compressore come comportarsi quando la detector manderà un messaggio all'amplificatore. Però questa parte magari meriterebbe un approfondimento, magari ci dedichiamo esclusivamente ai compressori in un altro video, che è tanta roba. Ottimo, quindi a questo punto abbiamo capito che è il segnale stesso in ingresso che darà il segnale al compressore di autoabbassarsi ogni volta che ce n'è bisogno. Ma questo è l'unico modo che abbiamo per dare dei segnali alla detector, e se non fosse questo stesso segnale a dare il messaggio al compressore di come doversi comportare, e fosse magari un altro segnale, un segnale esterno. Ecco, vediamo qui in alto su questo schema che c'è anche un ingresso esterno volendo, e se noi mandiamo un altro segnale in questo ingresso, il segnale principale, quello che verrà compresso, andrà direttamente all'amplificatore, mentre i messaggi alla detector li manderà un altro segnale. Questo significa che il segnale compresso sarà modulato da un altro segnale. E qui si apre un mondo. Facciamo subito qualche esempio pratico. Oh yes, eccoci qua in una schermata di Logic. Qui ho preparato un piccolo progetto abbastanza metal. Diciamo che c'è già abbastanza pacca. Qui in alto abbiamo anche un paio di synth che andranno a sommarsi. Allora, non è male, non è male. Però possiamo riuscire a dare ancora più pacca? Un trick che si fa molto spesso, non solo nell'elettronica, ma anche nel metal. Allora, ho raggruppato i cordofoni, quindi basso e chitarra, in un bus, eccoli qua. E qui ho raggruppato invece le tastiere. Perfetto. Allora,
Qui abbiamo la batteria, eccola qui, è una batteria realizzata con Studio Drummer della Native Instruments, che uso da un po', quindi diciamo dai che è abbastanza flessibile e può fare anche batterie un po' più così arrabbiate. Poi ho fatto un'altra aggiunta, ho messo una traccia in più, che come vedete l'ho chiamata SC, Sidechain, in cui ho messo solamente la cassa. Ecco, il trucco è questo. Questa cassa non sta uscendo, come vedete c'è scritto no output, quindi noi non la sentiamo, e la sto mandando interamente ad un bus. Eccolo qui, e questo bus anche non ha l'uscita. Dopo capirete perché l'ho messa in un bus a parte. Allora, per avere un po' più pacca, potremmo ogni volta che la cassa viene suonata abbassare leggermente tutta la mole di chitarre e di tastiere. Allora, vediamo subito come fare. Andiamo sul bus che raggruppa chitarra e basso. Mi apro un compressore, va bene qualsiasi compressore, io magari, visto che ce l'ho, utilizzo il C2 Fab Filter, ma è un compressore così come tanti altri, e vediamo qua in alto che possiamo scegliere di introdurre un canale esterno. Se noi lo facciamo andare, il compressore sta comprimendo giustamente basso e chitarra, ma io non voglio che comprima loro, voglio che si muova a seconda di come si muove la cassa. Quindi qui sul sidechain scelgo il bus 1 come ingresso, che è proprio il bus che abbiamo visto un secondo fa, eccolo qua, il bus 1, dove entra solo quel segnale di cassa che noi non sentiamo. A questo punto attivo il sidechain e guardate un po' che cosa succede. Mettiamo in solo le chitarre e il bus del sidechain. Come potete vedere, il compressore sta schiacciando a ritmo di cassa. Che sensazione di maggior compressione quando c'è la batteria. Lo sentiamo insieme alla batteria una volta. Provo a esagerare un po' questo parametro per farvelo sentire ancora meglio. Vado ancora giù, schiaccio di più. Per farvelo sentire meglio, magari disattivo la batteria e vi faccio sentire questo compressore attivato o disattivato. Così è normale. Tutto liscio. Invece con il sidechain della cassa in ingresso. Sentite che si muove tutto a ritmo di cassa. Proviamo a fare la stessa cosa anche con le tastiere. Magari non faccio altro che copiare lo stesso settaggio di compressore. Questa è una cosa che magari siamo più abituati a riconoscere nella musica dance, però anche in questi casi funziona veramente a meraviglia. Il risultato è questo. Io lo adoro veramente, lo uso davvero davvero un sacco. Un sacco. Oh yes, eccoci nel secondo esempio. Questa volta abbiamo un brano elettronico. Vi faccio subito sentire di cosa si tratta. Stavolta si balla. Oh yes, siamo in un clima decisamente più dance e dance però terzinato. Ma piace molto questo stile. Allora, in questo caso direi che il sidechain è proprio di vitale importanza. Vi faccio subito un esempio. Ci concentriamo velocemente sulla cassa e sul basso. Per sentire il basso, come sempre, ho raggruppato tutti i quattro bassi che compongono questa bassline in un bus unico. Eccoci qua. E il risultato è questo. No, ci sono dei layer, c'è il basso principale, poi c'è una specie di basso slappato, sempre synth, in sintesi FM, e poi c'è un altro basso morbido che va a completare il tema. Questo mi aiuta a farlo scorrere di più, avere delle sorte di ghost notes con un suono leggermente diverso. Allora, fantastico. Qui la tecnica è la stessa di prima, c'è nell'ingresso del compressore che sta su tutto il basso,
c'è sempre il solito ingresso, cioè il bus 1, dove ho mandato solo il suono di cassa e l'ho già attivato. Proviamo a disattivarlo un attimo e sentiamo, rendiamoci conto di quanto è fondamentale, soprattutto nella dance che si produce oggi. Sostanzialmente da un po' di anni il sidechain è proprio una parte fondamentale, diciamo negli anni 90 o comunque nei primi 2000 non si utilizzava tanto questa tecnica, forse fino al 2010, grandi linee, passatemi questa, questo raggruppamento, però da lì in poi invece ha cominciato ad essere davvero davvero essenziale. Così è senza il sidechain attivo. Allora, non è male, ma non rotola molto. Proviamo ad attivarlo e sentiamo la cassa che schiaccia il basso ogni volta che verrà suonata. Tutta un'altra cosa, no? La stessa cosa vale anche per i synth che ho raggruppato tutti in questo punto, ve li faccio sentire al volo senza il compressore triggerato dalla cassa, senza il sidechain. Non è male, però gli manca quel tocco, non rotola, non so come dire. No? Questo crea un effetto davvero particolare perché c'è il colpo di cassa più due note invece di synth. Queste due note, grazie a questo effetto in sidechain, sostanzialmente la seconda nota il compressore sta ancora aprendo, quindi sarà a volume più basso, mentre l'ultima a volume molto alto e quindi andrà a schiacciarsi verso il nuovo colpo di cassa, e questo crea veramente molta più dinamica e molta più spinta in avanti. Qui in questo caso ho voluto esagerare e ho mandato ad un riverbero questi suoni, proprio in questo punto, guardate un po'. Che cosa ho fatto? Allora, ho messo un riverbero molto lungo e poi ho utilizzato come sidechain per controllare questo riverbero il suono di synth. Questo vuol dire che quando il synth suonerà, il riverbero sarà attenuato. Quando il synth smetterà di suonare, il riverbero invece salirà. E poi, non ancora contento, il riverbero sale e c'è ancora un compressore che invece lo fa muovere di nuovo a ritmo di cassa. Ve lo faccio sentire da solo, senza i synth. Ecco qua. Magari ascoltiamo solamente il primo dei due compressori. Eccolo qui. Allora, quando il synth suona, il compressore schiaccia e poi libera, creando questo alone in sottofondo. E in più ho aggiunto anche il sidechain per far muovere questo effetto con la cassa. Questo significa che il risultato è questo. Sentiamo prima i synth, poi si libera il riverbero che a sua volta sarà mosso dalla cassa. Quindi sto utilizzando questa tecnica sovrapposta praticamente con due scopi diversi, veramente veramente creativo e direi, vabbè, una chiave fondamentale delle produzioni dance, veramente. Ok, eccoci nell'ultimo esempio. Questa volta andiamo un po' fuori dalla questione del compressore, ma proveremo a utilizzare il sidechain per triggerare un altro apparecchio. Questo spero non faccia troppa confusione, ma è giusto per farvi capire quante cose possiamo manovrare con questa tecnica davvero pazzesca. In sostanza, questo è un brano che stiamo sviluppando insieme ad Elena, è un 12 ottavi, quindi abbiamo un 4 quarti, ma con la suddivisione ternaria, fa più o meno così. Abbiamo sempre questa pulsazione. Oggi è proprio il giorno degli ottavi terzinati. Vabbè, in sostanza abbiamo deciso di arricchire questo groove per personalizzarlo di più con delle mani. Eccoci qua. Diciamo, questo dà quel tocco un po'
da quella leggera sfumatura un po' più africana, se vogliamo, in termini molto generici, e riesce a dare una tridimensionalità diversa al suono, che altrimenti sarebbe un po' più elettronico puro. Allora, sostanzialmente, a un certo punto mi sono reso conto che le mani da sole non bastavano, avevo bisogno di un altro piccolo tocco in cima. Ho scelto in particolare queste mani, queste due tracce, le faccio sentire col metronomo, marcano i primi due ottavi. Check it, check it, check it, check it, one, two, three, four. One, two, three, four. Questa cosa qua. E per dargli una maggiore intelligibilità all'interno del mix, ho deciso di mandare queste tracce per triggerare uno strumento, che in questo caso è un noise gate, ovvero quell'apparecchio che serve per tappare il suono quando non c'è segnale. No, si usa molto sulle chitarre elettriche, talvolta magari anche su qualche microfono, e ci aiuta proprio a fare da gabbia, da gate, a tagliare il suono quando non ce n'è a sufficienza, così nascerebbe per limitare, diciamo, i rumori di sottofondo. Allora, in sostanza, in questa traccia ho messo del rumore bianco. Se io spengo il noise gate, questo è il rumore della traccia, ok? È solo white noise, solo rumore. Ma cosa accade quando io lo faccio lavorare mettendo nel side chain di questo noise gate un bus dove ho raggruppato le mani? Sentiamo un po', queste sono le mani da sole. Apro la traccia del noise gate triggerata da queste mani. 1, 2, 3, 4. Sentite che meraviglia? In sostanza, questo noise, il noise gate, aprirà il suono solamente quando riceverà il battito di mani, ottenendo questo risultato. Vediamo infatti che lampeggia questo LED sul noise gate. In questo modo, qual è il vantaggio di questo? Avrei potuto anche programmare semplicemente un piccolo Charleston che suonasse questi due sedicesimi, ma in questo modo il suono partirà esattamente quando le mani vengono battute. Quindi è molto più unito, molto più accorpato con le mani, e tenderà a tenere lo stesso identico groove, che così non è così macchinoso, ecco, diciamo così. È un po' come se qualcuno, assieme a chi ha suonato le mani, avesse suonato anche questa cosa, che invece in questo modo succede in maniera del tutto estemporanea. E come vi dicevo, spero che non abbia fatto troppa confusione questo terzo esempio, magari è un po' outside, nel senso che parliamo di un altro processore di segnale, ma giusto per farvi capire quante cose possiamo fare con questa particolarissima tecnica che adoro e che uso tantissimo, anzi che si usa tantissimo. Che meraviglia, adoro davvero questa tecnica ed è veramente la chiave di moltissime produzioni. Sono sicuro che ora che avete sentito come funziona questo processo, comincerete a sentirlo un po' dappertutto, sui brani in radio, su Spotify, si usa veramente tanto. Inoltre, come avete visto da questi pochi esempi, le possibilità e le chiavi di lettura sono veramente infinite. Spero veramente di essere stato chiaro, soprattutto nell'introduzione dedicata al compressore, perché è un argomento tanto utile quanto spinoso. Comunque, come vi dicevo, sicuramente dedicherò un video solamente a questo argomento, perché è davvero essenziale. In chiusura vorrei fare anche un ringraziamento ad un iscritto che si chiama Super Peccio, perché si è interessato, facendo delle domande nei commenti, a questo argomento, quindi spero davvero di averti dato delle risposte concrete e soprattutto spendibili poi nella realtà. Fammi sapere com'è andata. Come sempre, non dimenticate di farmi sapere nei commenti cosa ne pensate, e se avete suggerimenti o argomenti di cui vi piacerebbe sentir parlare, fatemelo sapere, perché se possibile magari cerchiamo di parlarne o di approfondire quanto più possibile. Quindi grazie mille per aver seguito questo video anche questa settimana, e noi ci vediamo nel prossimo settimanale. È che si apre il progetto, dai, apriti, ci hanno passato tutta la giornata qui. Oh, si apre, eccolo lì.